Benvenuta a casa mia. Grazie. Wow. I personaggi dei miei manga anime. Ciao, sono Atsuko. Sono una cuoca giapponese. Adesso lavoro nel ristorante Sagami. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Ericottero. Oggi mi trovo a Sagami, a Reggio Emilia, e finora abbiamo fatto tante puntate di collaborazione insieme e spesso abbiamo parlato di vari piatti autentici giapponesi che offrono Sagami, ma oggi è una puntata un po' diversa perché volevo farvi conoscere questa meravigliosa ragazza, Chef Atsuko. Per esempio c'è un menu apposta dove ci sono i piatti che ha creato Atsuko. Questi piatti, quindi adesso andiamo a vedere in cucina che sta lavorando Atsuko-san. Poi vorrei assaggiare anche i piatti che ha creato lei, ovviamente. Forse vado anche a casa di Atsuko-san, quindi restate con me! Ok, allora adesso andiamo verso in cucina a trovare Chef Atsuko-san! Ototototo, permesso! Eccola, Chef Atsuko-san! Ciao. Buongiorno! Buongiorno! Come stai? Bene. Ciao, Atsuko è una cuoca giapponese. Lavora al Sagami di Reggio Emilia da quasi 2 anni. Nel ristorante Sagami ci sono più di 130 piatti, quindi Atsuko deve conoscere tante ricette. Qui a Sagami ci sono anche camerieri giapponesi e ho visto spesso anche clienti giapponesi. Ora comincia l'ora di pranzo, quindi la cucina diventa occupata. Devono lavorare tutti con impegno. あつこさん、これは今何を切ってるんですか？とカツオのたたきを切ってます。私これ大好き。そう、美味しいですよね。多分相模でしか食べれないと思うので、ぜひ食べていただきたいです。珍しい。いいですか？美味しそう。エビチリ、これは私の自信作で、もう何回も何回も試作を重ねて作ったものです。ぜひ皆さんに食べていただきたいです。センブラボニッシモ。エビチリ、ピカンテの？シンポピカンテ。オッケー、プロント。アツコさんがじゃあ相模のメニューにエビチリ入れたらどうかってこう、はい、考案ってか提案したんですか？そうですね。È vero che questo piatto e bicirì è molto popolare in Giappone. I giapponesi lo mangiano abbastanza spesso. Allora, buon appetito! Oh, sento già buonissimo profumo. Praticamente sono gamberoni fritti con salsa un po' piccante, agrodolce. La salsa non è liscia, consistenza abbastanza, come si dice. In giapponese si dice toro toro. Allora, いただきます。Buon appetito! Che grande! È vero, ha ragione Atsuko Chef, questo è da provare. Adesso lei sta preparando un altro piatto che ho ordinato. Anche questo è il menu creato Atsuko-san. Questi spaghetti, diciamo, si chiama Kishimen. Vedete che è un po' come tagliatelle, no? E poi c'è zuppa di...はバゼリン、味噌、なんか野菜がいろいろ入ってます。カボロチネーゼ。ああ、白菜か。ありがとうございます。ボナペティート。わあ、具沢山ですね。はい。ボリューム満点。わあ。朝ジャワクエストキシメン。Questo dovrebbe essere buono soprattutto in inverno, però anche adesso buono comunque. Questa polpettina che ha fatto Atsuko-san a mano. Poi c'è tanta verdura. Anche oggi ho mangiato benissimo, come sempre. Ok, abbiamo finito il pranzo? Abbiamo finito! Yay! Adesso che facciamo? Andiamo al centro? Ok, andiamo al centro! Andiamo, andiamo! Yay! あつこさん、すごい。セイプロンタ？シ、プロンタ。行きましょう。このレッジョエミリアに最初、街来た時、どんな印象でした？
最初の印象は小さくて可愛い街だなと思いました、うん、確かに。なんかよく行くバールとかあるんですか？よく行くバール喫茶店あります。たまにあの主人と休みが一緒の時は、うん、朝ごはんを食べに行くバールがあるので、はい、今閉まってるかもだけど見てみたい。外から見ましょう見ましょう行ってみましょうなんか一気に人が増えてきた。もうあれですね、お昼寝タイム終わりましたここですか？はい、着きました。開いてる？今日開いてる、開いてます。すごい、え、かわいい。なんかこっちもあるんですよ、確か。広い。お気に入りの、かわいいピンクの壁。どうエスペリッツアペロール、ペルファボネ。グラッチェ。似てる似てる似てる。あつこさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。え、トラルトロドベアイコのシュートとマリート2018年に まさにここレッジョエミリアで知り合いました、9月から12月の3ヶ月で、レッジョエミリアに語学留学に来てたんですね、私が。そこの語学、語学学校で主人が日本語の、はいはい、日本語もある学校だ。そう、日本語のレッスンをしてて。なるほど、はい、でもその後日本にあつこさんは、はい、帰って、元いたレストランで働いてたんですけど、1年後にやっぱり結婚しようと思って。そうです、グッドタイミングで相模レッジョエミリアがオープンして。うわー、すごい。コインチデンザデスティーノ。日本のレストランで働くのとイタリアのレストランで働くのとやっぱいろいろ違うんですか？どっちが大変？すっごく難しいんですけど、うん、大変さが違う。そうなんです。日本で働いてた時は、まあ、もちろん拘束時間の長さとかは大変、うん、で私が働いてたレストランは各ポジションを自分で持ってたので、ポジションの仕事が終わらなければ帰れないし、もちろん、うん、次の日の仕込みでそのポジションの仕込みがいっぱいあったら自分だけ早く行かなきゃいけないっていう感じだったんですけど、今は空き時間はいろいろあるんですけど、こういろんな国の人がいて、それぞれ常識が違って普通が違うじゃないですか。そうなるとやっぱり説明の仕方とか大変だなって思うことはあります。でそれで今相模さんのメニューの考案者になってるじゃないですか、はい、こだわりとかあるんですか？日本人のお客様にも、うん、イタリア人のお客様にも、うん、美味しいって言ってもらえるようなメニューを考えることを前提としてるんですけれども、うんうん、どっちの口にも合うようにみたいな、はい、あ、で家では日本食イタリアンどっちよく作るんですか？簡単に作りたいときはパスタ。あ、パスタで私広告を見るのが趣味で、うん、オフェルタのどこにオフェルタがあるか調べて、はい、スーパーの、広告は全てチェックして、うん、毎週というか毎度。Io vado sempre a casa. Quello che trovo può comp. E allora stasera cosa cucini per tuo marito? Benvenuta a casa mia. Grazie. ma già questo angolo è molto interessante, no? E questa è collezione di chi? Di te o di mio marito? Ok. Daniele San. Cioè questa è PlayStation. PlayStation. Questa è tutta la mia collezione di giochi di PlayStation dalla 3 fino alla 5. Ma anche adesso giochi? Adesso gioco tanto. L'ultimo gioco che ho appena finito è Yakuza 8. Yakuza 8. Ryu ga kotoba. Yaku. Seiryu ga kotoba. Eh, so nan da. Finito ieri. Ieri. Mi ha detto così. E poi qui ci sono fumetti? Qui sono tutti, sono molti dei miei fumetti, altri giochi delle altre console e anche qualche libro per studiare in fondo. Ah! Hai 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 hai. Minna no Nihongo. Wow. I vari personaggi dei miei manga, anime e videogiochi preferiti. Attacco dei giganti. Sugoi. Metal Gear Solid. Tu conosci questi personaggi? No. Solo conosco Onizuka Eiichi. Molto spesso capita che gli italiani sanno meglio di anime giapponesi che veri giapponesi, diciamo. Asuko-san, stasera cosa cuciniamo? Takoyaki. Oh, takoyaki a casa. Takoyaki party. Ta-da! Un tomato così grande non l'ho mai visto.
conocer este puesto. E cosa suono? Torno. Guardate, c'è un personaggio di manga, anime, che si chiama Taruruto-kun, tipo piccolo ragazzo, però mago, che a lui piaceva takoyaki. Buon appetito! Takoyaki! Assaggiamo takoyaki. Takimasu. Niente. Mm, da dove? Lei ha messo solo un po' di sale, senza salsa. ね、うん、すごい、さすが。あつかさん、今日もありがとうございました。grazie mille di tutto e grazie di averci seguito anche oggi. Nella descrizione del video lascio tutti gli indirizzi di ristoranti di Sagami che si trovano in Italia attualmente. Ok, allora ci vediamo alla prossima. はい、sei pronta? Sì, sono pronta. はい、またね、またね、またね。すごい、チャチャオ。